è stato presentato da Virgin Drink e da Summer Card di Omnitel. Il primo CD ROM di Enciclomedia è il regalo. Arigato. Con l'espresso. Gli americani sono rimasti scioccati oggi quando hanno appreso che ancora un'altra missione per liberare i nostri ostaggi in Medio Oriente è fallita. Dobbiamo occuparci della nostra gente. Una missione che solo un uomo può portare a termine. Perché io, baby? Perché lei è il migliore che ci rimane. E quando il dovere chiama, Topper è pronto a dare una mano. Charlie Sheen. Hot Shots 2. Lunedì alle 20:45 su Italia 1. Presenti per il governo Massimo D'Alema, per il centro-sinistra 9 leader di partito. Alle 14:40 la conclusione, secondo il Presidente del Consiglio, esce rafforzato lo spirito della coalizione. È stato un incontro utile, in cui è emerso una forte volontà di lavorare insieme, di garantire la stabilità di governo per tutto il corso della legislatura, e che naturalmente i nostri obiettivi sono quelli che abbiamo indicato fin dall'inizio. All'uscita i segretari, qualcuno come Veltroni e Marini evita i giornalisti, da Cossutta, Mastella e Boselli il giudizio sull'incontro. Esce un impegno forte di rilancio del programma del governo e è un impegno a trovare i modi per migliorare la coesione di questa stessa formazione di centro-sinistra. C'è la considerazione obiettiva, cioè la fotografia di una realtà dove indubbiamente ci sono state delle difficoltà, dei chiaroscuri, guai a minimizzare le difficoltà e guai, come dire, a restare pigri. Mi nascondo neppure le difficoltà sulla vita del governo, della sua maggioranza, che per avere vita buona deve soprattutto rinnovare il suo impegno riformatore. Vediamo i titoli dei quotidiani nazionali, il Corriere della Sera, maggioranza, un vertice senza pace, il Messaggero di Roma, D'Alema rilancia il governo ma è lite su scuola e pensioni. La Repubblica, D'Alema rilancia fase 2 del governo e nuovo Ulivo. Nel dibattito sui temi cruciali delle scelte di politica economica interviene il leader dell'opposizione Silvio Berlusconi, il quale ha annunciato che si opporrà alle linee del documento di programmazione economica e finanziaria in Parlamento fermamente e democraticamente. Berlusconi ha annunciato questa sua opposizione con una lettera aperta ai sindacati, lettera pubblicata sul Corriere della Sera. Guardiamo il servizio. La serietà dei nostri programmi. L'economia italiana è malata, una malattia che l'ha portata ad essere fanalino di coda in Europa. E quanto scrive il leader del Polo, Silvio Berlusconi, in una lettera al Corriere della Sera. Berlusconi si rivolge ai sindacati e alle sinistre, cui rimprovera un ottuso consociativismo, quello che porta a negoziare sempre tutto con i sindacati, che ormai hanno un potere uguale, se non superiore, al Parlamento. Risultato, ogni scelta coraggiosa viene rinviata. Il sindacato non si accorge, scrive Berlusconi, che rincorrendo un ruolo di governo che non gli spetta, finisce per non avere più spazio contrattuale. Nell'articolo Berlusconi rivendica i successi del suo governo nel 94, che pur durando solo 8 mesi, consentì una crescita economica del 3%, un record per gli anni 90. Il leader del Polo rimprovera le sinistre di insistere nell'applicare una ricetta che fa male all'economia italiana, e cioè continui aumenti delle tasse che fanno crollare i consumi, bloccano lo sviluppo. Tasse che non finanziano quegli investimenti pubblici di cui l'Italia ha bisogno per ammodernarsi. Berlusconi ricorda che è necessario tutelare i ceti più deboli, ma nella nostra visione, conclude, non c'è posto né per l'assistenzialismo né per gli eccessi della burocrazia. Abbiamo dichiarato di voler avere. Guardiamo i titoli dei giornali dei quali abbiamo avuto i fax. Cominciamo dal Messaggero Veneto di Udine, che titola Rilancio per governo e Ulivo, la maggioranza consolida l'esecutivo, un altro vertice per la coalizione senza D'Alema. Alle regionali con un simbolo unico il premier, io corro alle primarie.
trattare sulle pensioni col consenso sindacale. Restano i nodi sulla scuola. Diamo un'occhiata agli altri titoli del Messaggero Veneto per avere un'idea della giornata, argomenti che affronteremo più avanti nella rassegna. Di spalla c'è l'annunzio della visita che comincia proprio oggi del Presidente della Repubblica nel Nord-Est. Ciampi nel Veneto, intanto l'Europa, 3 giorni di incontri del Presidente. Al centro della pagina la grave notizia di Palermo, la mafia rialza il tiro, delitto a Palermo, i colleghi della vittima, era efficiente e indipendente. Ucciso con 3 colpi alla testa un funzionario della Regione Sicilia. Poi c'è un richiamo, guerra ai rodei in strada, ancora caos nei trasporti. Domani vertice al Viminale, pronte norme molto severe sul limite di velocità e cinture di sicurezza. Infine due notizie singolari, una tragica, una meno allarmante. La prima viene da Reggio Emilia, pagò 2 uomini per farsi uccidere, deluso in amore diede i risparmi a 2 egiziani per morire. L'altra viene invece da Graz, una città austriaca, salario ai barboni che sloggiano, singolare iniziativa del comune per liberare le strade di Graz dai mendicanti. Ci concentriamo sulla politica con il Mattino di Napoli che titola D'Alema ritrova gli alleati, intesa al vertice di maggioranza, oggi dibattito alla Camera su welfare e riforme. Il Premier, simbolo unico alle prossime elezioni, nuovo Ulivo. Il Tempo di Roma dà una visione diversa dei risultati di questo incontro e titola La scuola divide la maggioranza, sulla parità scontro tra cattolici e laici, sondaggio, gli italiani bocciano l'istruzione pubblica. Berlusconi, confronto duro sui programmi economici, pensioni, il governo vuole trattare, Ulivo 2 in gestazione, lista e simbolo unici alle prossime elezioni regionali. Il Foglio di Giuliano Ferrara dedica l'apertura ai tormenti che stanno attraversando i Verdi dopo il deludente risultato elettorale. I Verdi erano il crocevia dell'Ulivo, ma questo agli elettori non interessava. Un titolo molto chiaro. Il Popolo, quotidiano dei popolari, al centro della pagina, vertice per rilanciare maggioranza e governo. A piede pagina un'altra notizia che riguarda il Partito Popolare Europeo, riparte da Marbella il cammino del PPE, 5 giorni per sciogliere 2 nodi, la linea da seguire verso la nuova commissione e i rapporti con gli eurosocialisti. A questo vertice del Partito Popolare Europeo parteciperà Silvio Berlusconi, quale leader di Forza Italia, che è appunto collegato al Partito Popolare Europeo. L'Opinione, quotidiano di Roma, è critico sui risultati della riunione di Palazzo Chigi. Sull'Ulivo D'Alema un'idea, la solita. Critico anche l'Avanti, che titola Tirare a campare, la conclusione della riunione dei partiti di governo. L'Avvenire, la maggioranza ci prova, Ulivo bis, D'Alema, verso un simbolo unico alle elezioni regionali. L'apertura all'Avvenire, che è il quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana, la dedica invece allo spettro della miseria. La miseria spettro del 2000. A Ginevra il vertice ECOSOC, 40 miliardi di dollari l'anno per strappare al degrado 1/4 dell'umanità. ONU, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale uniti per battere la povertà, scrive l'Avvenire. Liberazione, quotidiano di Rifondazione Comunista, è pure critico nei confronti del governo. C'è un titolo molto forte, urla nel silenzio. Il Mezzogiorno chiede disperatamente lavoro. A Paternò, in Sicilia, 10 braccianti licenziati minacciano di gettarsi da uno strapiombo. A Napoli la polizia scatena la caccia al disoccupato nel centro della città. Oggi D'Alema presenta alla Camera un documento economico che ripropone le ricette di sempre. E sulla riunione di Palazzo Chigi c'è un titolo di spalla, il centro-sinistra si veste di nuovo. Critico anche il Secolo d'Italia, quotidiano di Alleanza Nazionale, che ha questo titolo a tutta pagina, Insieme per le poltrone. Dal vertice gli alleati escono con una sola idea, restare al governo. Il Resto del Carlino ha invece un'intervista a Umberto Bossi che... E il titolo è Bossi ordina la purga padana. Nostra intervista al senatore che spara sui traditori, fra
virgolette. Il Carlino poi ha in evidenza la notizia che viene da Roma, 7 neonati infettati dalla salmonella. Il Mattino di Padova c'ha due notizie, Ciampi a nord-est 3 giorni di visita e poi strage sulle strade, domani vertice sulla sicurezza. E passiamo al Giornale di Sicilia, che titola naturalmente con molta evidenza sul tragico agguato di Palermo. Palermo ha ucciso un dirigente della regione. Guardiamo adesso il servizio dal TG2 su questo episodio, su questo delitto. Un dirigente della regione è stato ucciso con 3 colpi di pistola al volto. Filippo Basile, 38 anni, sposato con un figlio di 7, era a capo dell'ufficio del personale della direzione agricoltura. Fino alle 14.30 era nel suo ufficio, poi, firmate le ultime carte, è andato a prendere l'auto nella vicina area di parcheggio. Il tempo di entrare in macchina e accendere il quadro elettrico e i killer sono entrati in azione. Poco dopo qualcuno ha avvertito i vigili urbani, ma inutili sono stati i tentativi di soccorso. Il corpo senza vita di Basile è stato trovato al posto di guida con il capo reclinato. Una ruota dell'auto, quella anteriore sinistra, era stata tagliata. Sul delitto sta indagando la squadra mobile, dunque un altro omicidio a prima vista illeggibile a Palermo, nel quartiere Uditore, in una zona dove hanno sede diversi uffici regionali. I colleghi lo descrivono come un funzionario meticoloso, efficiente, indipendente ed estraneo ai circoli politici. Negli ultimi 3 anni, da quando era a capo dell'ufficio del personale, era impegnato in un piano di riorganizzazione del lavoro. E al delitto di Palermo dedica il titolo principale la stampa di Torino. Palermo, la mafia rialza la testa. Passiamo ad un altro quotidiano siciliano, la Sicilia di Catania, che titola 3 colpi in faccia. Palermo, la mafia torna a colpire alto, assassinato dirigente dell'ufficio personale dell'assessorato regionale agricoltura. Filippo Basile, ucciso appena salito sulla sua auto al parcheggio. Era integerrimo, aveva rivoluzionato il settore, dicono i colleghi. E Oggi Sicilia, altro quotidiano di Palermo, titola killer per un regionale, per un dirigente regionale. Con il Giornale di Milano cambiamo argomento e passiamo alla questione dei trasporti colpiti da una serie di scioperi e di altre agitazioni sulle quali si indaga. Infatti il titolo è «Sotto inchiesta i piloti che si ammalano, trasporti pubblici sconvolti da scioperi e strane epidemie, i giudici indagano». Lo stesso argomento viene scelto per il titolo forte da Il Gazzettino di Venezia, trasporti diluvio di sciopero, si fermeranno treni, aerei, autobus e vaporetti. L'apertura però del quotidiano di Venezia è dedicata alla visita di Ciampi, il Veneto attende Ciampi per parlare di federalismo. Il Piccolo quotidiano di Trieste c'ha un titolo di spalla, sull'Italia delle vacanze esplode il caos trasporti. E il Secolo XIX di Genova titola piloti sotto inchiesta, luglio di fuoco per chi deve viaggiare, raffica di scioperi, 10 giorni a rischio, la procura indaga su una epidemia sospetta. E c'è un altro titolo su quell'episodio di cronaca nera singolare e tragico di Reggio Emilia, delitto perfetto, il mandante era la stessa vittima. Dopo 6 anni emerge la verità. E prima di chiudere la rassegna vogliamo mostrarvi un servizio del TG1 su ciò che succede ancora in Kosovo, su quello che si scopre in questa regione senza pace. I militari italiani stanno portando alla luce diverse fosse comuni che testimoniano quale sia stata la ferocia della pulizia etnica compiuta in quella regione. Guardiamo il servizio. Il libro degli orrori del Kosovo aggiunge nuovi capitoli. Ogni giorno vengono alla luce altre fosse comuni. Ogni giorno cadaveri senza nome si aggiungono al lungo elenco delle vittime della furia omicida della polizia e delle milizie serbe.
Oggi i carabinieri hanno trovato un nuovo pozzo dell'orrore. Siamo a Deciani, lungo la strada che da Pec porta a Giacova. In fondo a questo pozzo vi sono almeno 12 cadaveri. L'odore è nauseabondo. I carabinieri, attraverso le testimonianze raccolte, ricostruiscono le ultime ore di queste povere vittime. I serbi rastrellarono il villaggio 2 mesi fa, come facevano i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Separarono gli uomini da donne e bambini. Uccisero i 12 uomini e li gettarono in fondo a questo pozzo. Nei dintorni vi sono altri 2 pozzi della morte come questo e poco lontano da qui sono state ritrovate 3 case con 25 cadaveri che si aggiungono a 40 vittime di una fossa comune ritrovata nell'area. Qui invece siamo a Pecce. Questa casa era la casa delle torture e delle esecuzioni di un gruppo di assassini che si facevano chiamare la Lava della Voivodina. Le scritte sul muro, raccontano i testimoni, sono state fatte col sangue delle vittime. Oggi, in questo mattatoio dei Balcani, è giunto il senatore americano Bob Dole, a cui il G8 ha conferito l'incarico di ritrovare i desaparecidos del Kosovo. Quasi una missione impossibile. Termina qui la rassegna stampa. Grazie per averci seguito. Buon proseguimento sui programmi di Rete 4.